Buonasera e bentornati a una nuova edizione del telegiornale di Canale 3 Toscana. In apertura un'interrogazione sulla vertenza alla Commissione europea e un tavolo con i vertici di Arcelor da tenere a Bruxelles. Sono queste le soluzioni che l'eurodeputato del PD Dario Nardella propone per sciogliere i nodi della vertenza Beko. L'ex sindaco di Firenze ha incontrato oggi sindacati e lavoratori del sito senese nella sede DEM ai Due Ponti. Il servizio di Marco Crimi. Porterò la vertenza Beko a Bruxelles, è la promessa dell'eurodeputato toscano del PD Dario Nardella fatta ai lavoratori dello stabilimento senese e alle rappresentanze sindacali. E per riuscirci l'ex primo cittadino di Firenze si muoverà su due fronti. Il primo prevede il coinvolgimento della Commissione europea. Pertanto con alcuni colleghi europei mi presterò a presentare una interrogazione alla Commissione europea, in particolare il settore economico-industriale, per chiedere come la Commissione intende intervenire a livello appunto di mercato europeo su questo fronte. Poi Nardella intende chiamare ad un tavolo comunitario i vertici turchi di Arçelik. Chiederò un incontro con i vertici del gruppo di Arçelik, grande gruppo turco, a Bruxelles per affrontare la questione a livello diretto con chi ha la proprietà della holding Koç, che come sapete controlla il gruppo di cui fa parte la Beko. Stamattina l'europarlamentare ha incontrato i dipendenti nella sede del PD dei Due Ponti. Con lui c'erano anche i consiglieri comunali e regionali DEM. Presenti anche i segretari dei sindacati di categoria locali di CGIL e CISL e UIL, che sulla vertenza intendono sollecitare anche le forze politiche all'opposizione. Questa vertenza deve arrivare a compimento, perché non è più accettabile il fatto che una multinazionale a distanza di un anno compra e poi va via. Questo è sciacallaggio industriale. Le sigle sono rimaste soddisfatte dall'impegno preso da Nardella. Quindi siamo contenti che possa essere portata anche in Europa, perché ripeto, quello che sta avvenendo a Siena non può rimanere soltanto all'interno della Beko. Siamo di fronte all'ennesima logica delle multinazionali. A livello europeo sicuramente è un passaggio importante, perché l'Europa dovrebbe essere colei che in qualche modo vincola queste multinazionali a non fare danni, perché spesso arrivano, comprano e poi chiudono. A livello complessivo sono saliti di 21 punti percentuali i prezzi delle locazioni a Siena e in provincia, diretta responsabile la crescita galoppante degli affitti brevi in tutto il territorio. Ad evidenziarlo uno studio di Progetto Firenze che è stato presentato nella sede della CGIL Toscana. Per Andrea Quadri, segretario del SUNI a Siena, sindacato degli inquilini della stessa CGIL, servono misure urgenti per contrastare l'aumento del costo dell'abitare. Marco Crimi. Il mercato galoppa da un lato, l'offerta diminuisce dall'altro ed il risultato è una chiara relazione lineare. Gli affitti brevi a Siena e provincia sono cresciuti in un anno del 7% ed i canoni a livello complessivo sono aumentati del 21%. L'istantanea di questa situazione per l'anno 2024 l'ha fotografata Progetto Firenze sulla base dei dati di AirDNA e di Immobiliare.it ed è stata presentata in una conferenza dalla CGIL regionale. Nel nostro territorio sono ad oggi poco meno di 10.000 le abitazioni messe in annuncio come locazioni turistiche brevi e 1.350 sono nel capoluogo, pari al 3,2% dello stock di immobili residenziali. Ma maggiore è l'aumento della domanda, come dicevamo, più alto poi è il costo delle case. Il 60% di queste sono nei condomini. Ciò significa un aumento delle spese generali. Significa che aumentano gli affitti quando si trovano, aumenta il costo degli affitti e i redditi hanno un potere d'acquisto sempre più basso. Il contributo all'affitto è diminuito di oltre 2/3 rispetto al 2022 perché non rifinanziato dal governo. L'altra faccia della medaglia è quella dell'emergenza abitativa. Siena e provincia, se confrontate con il resto della regione, vivono una situazione tranquilla, ma gli sfratti ci sono. Negli ultimi mesi ne sono stati convalidati 139, per 268 c'è già la richiesta di esecuzione ed 80 sono stati fatti con l'uso della forza pubblica. In tutto questo la risposta dell'edilizia residenziale pubblica è carente, si parla del 12% di alloggi sfitti, un dato in aumento rispetto al 2022, di questi il 58% lo sono perché ci sono le manutenzioni ancora da finanziare, quindi mancano gli alloggi.
e quando ci sono non ricevono le giuste manutenzioni da parte del comune e del Siena Casa. Questo è ancora più grave perché quasi il 45% degli alloggi e degli immobili pubblici sono stati costruiti prima del 1970. Ha dovuto superare la concorrenza di oltre 3.000 ragazzi di tutta Italia per arrivare al Quirinale al cospetto del Presidente della Repubblica, ma l'impegno e la dedizione nello studio che Alessandro Vincenzo De Vita ha messo in campo in questi anni di scuola, alla fine gli sono valsi un riconoscimento che si ricorderà per tutta la vita. Il 19enne senese è uno dei 25 alfieri del lavoro del 2024. Il premio che affianca quello dei Cavalieri del Lavoro è destinato a quei ragazzi che hanno concluso le superiori con il massimo dei voti. Aldo Tani. La tempesta è passata e Alessandro Vincenzo De Vita si gode di nuovo la pace. Nella mente però restano ben impressi i momenti delle celebrazioni per la nomina ad Alfiere del Lavoro, uno dei 25 studenti premiati ieri dal presidente Mattarella. Eccellenze assolute che hanno chiuso il precedente anno scolastico con il massimo dei voti. Il 19enne di Querce Grossa lo ha fatto all'Istituto Sacro Cuore, realtà che secondo il ragazzo ha contribuito a questo risultato. Tutti gli studenti dell'Istituto Sacro Cuore sono curati, ecco, c'è proprio un'attenzione verso lo studente, quindi l'ingrediente della calma, della tranquillità, dell'attenzione, poter parlare, discutere, fare domande, qualcosa di fondamentale per raggiungere un risultato del genere, ma anche in questo senso i professori. C'è veramente una scelta molto attenta, ben calibrata riguardo i professori che abbiamo. Se la scuola rappresenta il passato, il presente si chiama Università La Sapienza di Roma, dove frequenta la facoltà di fisica, scelta non casuale, perché in questo indirizzo ha trovato il modo di coniugare passione e competenze. La tradizione di fisici della Sapienza è la cosa che mi ha attirato di più per perseguire questa università. Lo stesso presidente Mattarella, nel momento in cui ci siamo, ecco, dati la mano, mi ha ricordato la tradizione dei grandi fisici della Sapienza. Un percorso di studio dove è fondamentale anche la curiosità, caratteristica che non è mai mancata ad Alessandro, come ha raccontato il padre. Abbiamo pianificato, no, un viaggio in Giappone, no? E quindi Alessandro ha preparato tutto l'itinerario e ha fatto incetta, no, di cultura giapponese, no? Quindi quando eravamo là, no? Lui era la nostra guida. Oggi pomeriggio, intanto, il giovane è stato ricevuto dal sindaco di Monteriggioni. Un passaggio per le congratulazioni, a dir poco meritate. Un altare ricco di colori e di teschi sorridenti non è un gioco e nemmeno un addobbo di Halloween, ma secondo la cultura messicana questi oggetti rappresentano un vero e proprio punto di incontro con i nostri cari che non ci sono più. Alla chiesa francescana dell'Osservanza, infatti, è possibile visitare l'altare allestito da Padre Domingo, parroco del convento Por el Día de los Muertos. Ce ne parla di più Pietro Federici. Un altare ricco di colori e di teschi sorridenti non è un gioco e nemmeno un addobbo di Halloween, ma secondo la cultura messicana questi oggetti rappresentano un vero e proprio punto d'incontro con i nostri cari che non ci sono più. Chiunque abbia visto la scena iniziale del film di 007 Spectre lo sa bene. Alla chiesa francescana dell'Osservanza, infatti, è possibile visitare l'altare allestito da Padre Domingo, parroco del convento Por el Día de los Muertos. Domingo Plata Pérez, nato a Monterrey, è un frate francescano che nel 2007 è arrivato a Siena e dallo scorso anno ha deciso di condividere la cultura messicana con la comunità senese. È un'opportunità per tutti noi, ecco, di vedere, di contemplare attraverso l'arte, attraverso questa tradizione, l'importanza di pregare per i nostri defunti. Quindi fiori, fotografie, candele, c'è la credenza che attira ai defunti. Cartapesta, fiori e teschi di zucchero rubano ovviamente la scena, anche per la figura che rappresentano. In Messico, infatti, il teschio viene visto come una cosa positiva che rappresenta i nostri cari. E non solo gli addobbi, ma sull'altare si possono trovare anche cibi, bottiglie di vino e di tequila, sigarette o un qualsiasi oggetto che possa riportare al defunto. Un loro cibo in modo particolare che viene anche messo su questo altare, anche possiamo dirlo, no? Il vino o una birra o una sigaretta. Quindi in questo altare anche se mettono questi elementi per ricordare però
proprio questo è un momento particolare di raduno familiare, no? Quindi al posto di vedere la morte come qualcosa spaventosa, e vederla come questa opportunità, come un momento della nostra vita che prima o poi dovrà arrivare. San Francesco parlava della sorella morte, ossia il ponte che avvicina la persona a Dio nel mondo celeste, una lettura a cui i messicani danno grande importanza, tanto da considerare la morte come un appuntamento importantissimo, ed anche per questo motivo è possibile trovare gli scheletri vestiti nel massimo dell'eleganza. Uno scambio culturale importante che arricchisce chiunque passi dall'osservanza. Halloween fa rima con generosità e divertimento al centro emotrasfusionale delle Scotte. Anche nel 2024 si è ripetuta la donazione mostruosa, un'iniziativa di sensibilizzazione promossa dalle associazioni di volontariato di donazione di sangue della città e del territorio, che hanno regalato un dolcetto a tutte le persone che si sono recate a donare il sangue, abbellendo il CET con installazioni artistiche a tema. La collaborazione e l'amicizia cresce sempre di più, quindi siamo tutti molto 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 felici. Siamo felici di avere i donatori che sono sempre di più e stanno aumentando in maniera esponenziale, quindi li ringraziamo con tutto il cuore. E devo dire che le associazioni di volontariato dei donatori di sangue ci danno una grandissima mano proprio per questa collaborazione che accresce sempre di più la cultura della solidarietà e della donazione. Quindi grazie con tutto il cuore. È molto divertente, è simpatico. È un modo per fare del bene agli altri, fare del bene a se stessi e divertirsi anche. Una serata non indifferente ieri al Club dei Fedelissimi. Tra i presenti il socio di maggioranza svedese della Robur, Fredrik Dahlin, che si è immerso nella realtà bianconera conoscendo meglio i propri tifosi, rilanciando nuovamente il messaggio sulle intenzioni e i progetti della nuova società. Dahlin ha potuto fare il punto sulla situazione in campo e fuori della Robur. Inoltre, Vismederi ha annunciato la nuova partnership con la Robur. Pietro Federici. Una serata non indifferente ieri al Club dei Fedelissimi, in cui il socio di maggioranza svedese Fredrik Dahlin si è immerso nella realtà bianconera, conoscendo meglio i propri tifosi e rilasciando nuovamente il messaggio sulle intenzioni e i progetti della nuova società. Oltre ai giocatori e dirigenti del Siena FC, del Siena Calcio Femminile e della società cestistica Vismederi Costone, Dahlin ha potuto fare il punto sulla situazione in campo e fuori della Robur. Sono contento di quello che ho visto finora, i tifosi ci hanno accolto molto bene e questo è fondamentale. Ovviamente i risultati aiutano, ma non è un caso, perché i dirigenti hanno fatto un ottimo lavoro per costruire una squadra forte. Queste sono già delle basi di partenza solide, insieme al settore finanziario della società. Da qui dovremmo partire per arrivare a creare un bel settore giovanile, che di conseguenza porta anche a delle grandi prime squadre. Durante la cena poi è arrivato l'annuncio del direttore generale del Costone e responsabile commerciale di Vismederi, Andrea Naldini, il quale ha comunicato che l'azienda farmaceutica di Emanuele Montomoli sponsorizzerà il CNFC. Ha già dato un sostegno, un contributo importante al calcio femminile. Vi posso annunciare che ormai noi ci siamo sentiti circa 5 minuti fa, lui è a Barcellona in questo momento, però ci sarà un incontro nella seconda parte di questo, del mese di novembre, con il presidente del Siena, e il presidente Montomoli con la sua azienda ha deciso sicuramente di dare un sostegno, ovviamente poi decideranno in quale termini, un supporto e un sostegno importante anche al Siena Calcio. E in chiusura di TG, quando sta per iniziare la notte di Halloween, vi portiamo a conoscenza di un contradaiolo della selva che racconta delle strane e soprattutto piccole presenze che da sempre aleggiano nel rione, soprattutto per la vicinanza con il Santa Maria della Scala. Negli anni 70 fu scoperto un cunicolo nei sotterranei sotto all'oratorio di San Sebastiano e dei piccoli scheletri ricollegabili forse a dei gittatelli ritrovati durante gli scavi dell'ex ospedale. C'era un monastero delle monache. Nel 70 ero piccino, avevo 8 anni, sono stato una settimana senza dormire, sotto l'ingresso della chiesa c'era un cunicolo con tutte tipo catacombe. Si trovò degli scheletri, grossi come un cazzotto, piccini con un buco nel mezzo. Da lì un pochino fu chiuso tutto, però si sentiva questi rumori, si avvertiva queste cose, spostamenti di si giocava a biliardo nella stanza ora dove... Ora la stanza del Don Vi si giocava a biliardo, si sentiva in cucina tegole, cose, piatti, posso andare a vedere, tutto a posto. La pasta della pizza, dunque io avrò avuto 17-18 anni,
si faceva il turno in pizzeria, io alle 2, regolare, andavo giù, preparavo la pasta e la pizza e andavo al bar, poi alle 4 sarebbero arrivati gli altri per preparare per la serata. A un certo punto vado al bar, piglio il caffè, guardo la televisione, ritorno a vedere se la pasta era lievitata e mi accorsi che la pasta, cioè avevamo fatto col dito le ditate e la farina aveva fatto tutti i tondini nel banco di marmo, al che mi venne subito l'istinto dello scherzo. Gira tutta società, tutte porte chiuse dall'interno, non c'era possibilità che qualcuno fosse entrato, perché se sarebbe entrato sarebbe passato da dove ero io, che mi vede, lo vedevo bene. La porta tra l'altro circolava anche. Niente, 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 e da lì incominciava la convinzione che c'era qualcosa di diverso. E poi l'ho lasciati stare, la sera non racconta niente a nessuno, fine del caso. E questa era l'ultima notizia del telegiornale di oggi. Ricordo tra poco l'intervista di Pietro Federici al capitano dell'Istrice, il nuovo capitano dell'Istrice Claudio Pagliantini, e poi a seguire lo speciale alle 21 sul Festival della Salute. Grazie per l'ascolto, buon proseguimento sul canale 3 Toscana.